Tale per cui nel 91, nel 95 fino anche nel 99 si sarebbe riusciti a trovare una linea comune per tutti. Non era possibile ed è uno dei motivi per cui, per esempio, la Spagna tutt'oggi non riconosce il Kosovo, perché ha paura che la stessa cosa accada a lei, per le sue minoranze. Allora, il problema è che la Spagna giustamente cerca di gestire questa cosa internamente e finché ci riesce bene così e infatti fornisce un certo tipo di supporto, di sponda internazionale alla Serbia. Il problema è che Tito per i primi e per molte ragioni solamente politiche interne ha suddiviso la Serbia e a quel punto poi, quasi 20 anni dopo, altre situazioni hanno approfittato di questa divisione per dire, ah ma no, già la Jugoslavia riconosceva il Kosovo, per cui adesso si tratta semplicemente di fare un passo in più e dare un riconoscimento di carattere internazionale, senza di queste piccole motivazioni di politica No, interna, però sono molto importanti e io ti fondamentale ringrazio. per comprendere Perché la il perché. questione Rankovic la conoscono Pochissimi. No, ma c'è Rankovic, ma c'è anche Gilas, che non va di Sì, ma tecnicamente. no, No, però Rankovic. Posso dire una cosa io? Allora, Rankovic rappresenta per la storia contemporanea della Jugoslavia, socialista federativa, la tendenza unitarista, diciamo, no? Era serbo di origine e quindi simbolicamente facile di associare una tendenza serba unitarista e contrappogli Tito, in quanto di famiglia mista croato e sloveno, tendenza invece più federativa. E tuttavia, in molte cose sono interessanti e direi plausibili, possibili, non è che, cioè io non ho risposte, è possibile che se le cose non fossero evolute nella Jugoslavia socialista e federativa, nel senso di questo estremo decentramento, autonomizzazione assoluta, forse non sarebbe, però noi parliamo sempre con il senno di poi, per cui voglio dire, non lo so, è possibile che le cose. Che le cose sarebbe più giusto che fossero state impostate diversamente. Tuttavia, voglio dire due cose. La prima è che noi comunque dobbiamo parlare di tendenze, che sono anch'esse tendenze politiche, che hanno vari tipi di radici, e è meno giusto invece attribuirle a soggetti singoli. Cioè, Rankovic, Tito, ci sono stati anche altri personaggi che negli anni 60 sono stati portatori di queste tendenze. Adesso mi sfugge il nome, forse non lo ricorda, c'era il rappresentante Macedone della presidenza degli anni 70, negli anni 60 tutti si dimenticano, quindi c'erano già da prima tante cose, gli albanesi in Kosovo, la rivolta degli studenti di Zagabria negli anni 60, sì, cioè voglio dire che negli anni 60 si scatena una discussione molto accesa in Jugoslavia, per cui soprattutto emergono queste tendenze al decentramento. E non è Tito da solo che poteva decidere che ha deciso. Per esempio, quella ideologia, diciamo, iperfederativa che poi ha trionfato, in effetti è stata propugnata soprattutto da un altro importante personaggio di Jugoslavo, che era Kardelj, politologo anche della Costituzione del 74. Quindi, tuttavia, io non personalizzerei, cioè in ambito serbo, per esempio, ecco una tendenza a demonizzare Kardelj. Invece Kardelj è stato l'espressione di una tendenza teorica, è stato il massimo teorico dell'autogestione, no? Teorica e ideologica particolare, ma ognuna di queste personalità è in realtà espressione di tendenze oggettive all'interno della società. Poi l'altra cosa che volevo dire è che la autogestione era stata inizialmente concepita a seguito del forte dibattito che c'era stato già dopo la rottura con il Comintern, quindi subito, alla fine degli anni 40, gli anni 50. 48. Era l'autogestione dei produttori. Era l'autogestione delle imprese, era l'autogestione a livello di strutture economiche di base. Erano le fabbriche che erano autogestite. Poi cosa succede? Che soprattutto nel corso degli anni 60, questa cosa poi trionfa negli anni 70, cambia senso il termine, il concetto di autogestione, cambia senso soprattutto visto dalla parte nostra che conosciamo loro. Cioè non si parla più dell'autogestione
della produzione dei produttori e di questo decentramento dei poteri a livello di strutture produttive, ma si parla di autogestione soltanto nel senso nazionale. Non era questo il significato originario dell'autogestione. Quindi è molto complessa e anche molto interessante da studiare con tutte le sue personalità, la storia, l'evoluzione delle tendenze politico-ecologiche che ci sono state in Jugoslavia. Milosevic, quale tendenza ha rappresentato? Milosevic da un lato ha rappresentato una tendenza che in un mondo socialista che crollava tutto, diciamo, retrocedeva su alcuni elementi di proprietà sociale collettiva dei mezzi di produzione, quindi ha avviato determinate iniziative in senso liberale, di privatizzazione, eccetera, ma conservando, soprattutto per i settori strategici, un ruolo fondamentale dello Stato. Quindi le grandi industrie, per esempio, privatizzavano mantenendo un golden share, come abbiamo chiamato qui in Italia, in mano allo Stato. E un socialdemocratico, probabilmente un socialdemocratico, che dal punto di vista politico delle nazionalità rappresentava forse di nuovo quella tendenza servista alla Rankovic, cioè appunto tagliare quello che c'era stato forse di eccessivo e di troppo sull'autonomia politica dei territori e delle componenti nazionali anche più minimali, allo scopo di mantenere una tenuta dello Stato e di garantire un futuro per lo Stato unitario. Quindi io personalmente non lo considero un opportunista, io penso che abbia Milosevic avuto una sua linea che però non andava bene a nessuno, perché non era né un comunista e non era neanche un nazionalista favorevole, non poteva esserlo in quanto serbo jugoslavo, jugoslavista, come ha spesso ripetuto nei suoi discorsi, non poteva essere favorevole alla disgregazione del paese. Quindi bisogna vedere quando lo si accusa, da che parte lo si accusa. Vogliamo accusare da comunisti di aver tagliato su elementi di comunismo? Questa è un'accusa precisa, ma è esattamente l'opposto rispetto all'accusa che gli viene magari dal versante politico a noi. Per cui secondo lei agiva nell'interesse comune, nell'interesse jugoslavo? Sì, secondo... Per cui quando nel 1989 fece il famoso discorso di Kosovo Polia a 600 anni di distanza, secondo lei agiva nell'interesse jugoslavo? È interessantissima la sua posizione, si scontra contro il 90% delle opposizioni storiche, però ovviamente, allora, ma prendo atto, non fa piacere. Io sono un comunista, però do ragione al signore. Sul discorso, ovviamente. Su che base? Dal ragionare uno alla volta. La storia è una cosa e le opinioni sono un'altra. Scusate, ma punteremo a un dibattito ordinato. Allora, sul discorso di Kosovo Polje, nel quale si sono inseriti di corsa quelli del Partito Transnazionale Radicale, e sì. È importante perché tutti qui sanno stasera, domani sì, che Marco Paniella è stato vincolato un bosco, un albero nel bosco dei giusti dal governo di Israele. Marco Paniella ha ricevuto soldi dal Mossad, da George Soros. Noi sappiamo con certezza che Marco Pannella è un agente infiltrato, nel migliore dei casi, no? Attenzione, no, perché lui lo disse. Si è lamentato ultimamente che Soros non passa più soldi. Mi passa bene, infatti, adesso. Lo rende, no, ma lo dico. Non sto scherzando. Lo dico. Una volta. Il problema è che sul discorso di Kosovo Polje, come dei cani da caccia, si sono avventati quelli del Partito Radicale. Posso notare, non tutti lo sanno, domani lo saprete, perché l'avete sentito stasera, che presso l'ONU il Partito Radicale è costituito in ONG. Straordinario, amici, di la verità.
un'organizzazione. C'è un problema? È un'organizzazione non governativa che è sempre agito, stando nel torbido e cercando di agevolare e velocizzare le spinte disgregazioniste della globale. Tanto che sul discorso di Kosovo poi si avventarono come un mastino, napoletano, dicendo che quel delinquente di Milosevic era arrivato al culmine. Io penso che sia stato vacunato nella storia, che ha chiamato la grande guerra di resistenza di un grande paese come la Russia la guerra patriottica. E la chiamò così, e Milosevic probabilmente ricorse al discorso di Kosovo Polje contro la disgregazione dello Stato. Perché, scusa, sta dicendo che il nostro compagno Stalin, quando inneggiò la guerra patriottica, lo fece per evitare la disgregazione dello Stato o perché sapeva che solo facendo ricorso e toccando le corde più interne, quelle a cui la popolazione russa è sensibilissima? La dirò così, e siamo alla Casa Rossa. Ci sono stati altri, dopo di lui, che hanno considerato seriamente la questione cattolica, perché Marx ci aveva detto tanto tempo fa che occorre per un'analisi concreta avvalersi di dati concreti, di realtà. E con questo non sono amico di Francesco I, perché lo considero insidioso, al pari di altri che prima si rivolgevano ad est, mentre lui oggi si rivolge ad ovest, da dove ovest si sta sollevando i piedi, in Sud America. E dunque, nella nostra visione, ci sta che Francesco I faccia un tipo di politica per cui va a trovare i giovani in Brasile, mentre Kissinger fa un certo tipo di politica, mentre Maduro, mentre Correa, mentre Morales, ci sta. Però, una visione che mi permetterei di considerare corretta sui dati concreti di realtà, quel discorso per me rappresenta semplicemente: io non disprezzo la tattica, nessuno di noi è angelicato e ha la luce di un angelo. Noi siamo antropologicamente ciò che siamo, e se mi serve qualche cosa, anche un discorso come quello, con venature evidenti, retoriche, storicistiche, nel senso vero del termine, con un'accezione piena, beh, io devo dire che se il fine era quello di, come dire, provare a trovare modi, perché non dimentichiamoci, quando parte la guerra in Croazia, stiamo ben attenti, perché non è un evento meteorologico. Quando dobbiamo organizzare un'iniziativa prima, ne parliamo sul programma 3 mesi prima. Per eventi come quelli sloveni, o peggio, croati, si programma per tempo. E su questo penso che ognuno di noi possa dire che è così. Scusami. Io vorrei leggere il discorso di questo Polje. Mi date però quella, forse... Posso fare una domanda? Minuti almeno. Ma sì, non dura tantissimo perché me lo ricordo. Forse una decina di minuti la dura. Ne parlavo... Però penso valga la pena, perché no, bisogna sapere di cosa si parla. Avanti, non perdiamo tempo. Circostanze sociali hanno fatto sì che questo grande 600° anniversario della battaglia di Kosovo Polje abbia luogo in un anno in cui la Serbia, dopo molti anni, dopo molte decadi, ha riottenuto la sua integrità statale, nazionale e spirituale, perché erano appena stati tagliati alcuni, alcune normative di autonomia speciale del Kosovo. Tornato indietro. Perciò non è difficile per noi oggi rispondere alla vecchia domanda: come ci porremo davanti a Milos, l'eroe della battaglia di 1999. Guardando tutto il corso della storia e della vita, sembra che la Serbia abbia, proprio in questo anno, 1989, riottenuto il suo stato e la sua dignità, e perciò che abbia celebrato un evento del passato remoto che ha un grande significato storico e simbolico per il suo futuro. Oggi come oggi è difficile dire quale sia la verità storica sulla battaglia del Kosovo e che cosa sia solo leggenda. Oggi come oggi questo non ha più importanza. Oppressa dalla sofferenza, ma piena di fiducia, la popolazione era solita rievocare e dimenticare
come in fondo tutte le popolazioni del mondo fanno, e si vergognava del tradimento e glorificava l'eroismo. Perciò è difficile dire oggi se la battaglia del Kosovo fu una sconfitta o una vittoria per la gente serba, se grazie ad essa fu precipitata nella schiavitù o se ne sottrasse. Perché, come sapete, la battaglia in effetti fu senza esito, ma fu prodromo della sconfitta definitiva dei serbi con i turchi. Quindi fu una vittoria morale, perché comunque non si arresero, però fu una grande carneficina. E la celebravano come tale. Esatto. Le risposte a queste domande saranno sempre cercate dalla scienza e dal popolo. Quello che è stato certo attraverso i secoli fino ai nostri giorni è che la discordia si abbatté sul Kosovo 600 anni fa. Se perdemmo la battaglia, non deve essere stato solamente il risultato della superiorità sociale e del vantaggio militare dell'Impero Ottomano, ma anche... ma anche della tragica divisione nella leadership dello Stato serbo di quel tempo. In quel anno 1389 l'Impero Ottomano non fu solamente più forte di quello dei serbi, ma ebbe anche una sorte migliore che non il Regno Serbo. La mancanza di unità e di tradimento in Kosovo continueranno ad accompagnare il popolo serbo con un destino diabolico per tutto il corso della sua storia. Persino nell'ultima guerra, Seconda Guerra Mondiale, questa mancanza di unità e di tradimento si riferisce, attenzione, al tradimento dei cetnici. Perché i cetnici cominciano bene, ma alla fine razzolano male. Spiega chi sono. I cetnici sono le milizie realiste del re Karađorđević. Si battevano contro i comunisti anche più di quanto non si battessero contro i nazisti. Esatto. Forse combattevano talvolta a fianco dei nazisti. La battaglia della nera. La battaglia della nera. È meglio dirla. Sì, sì, no, quindi questo tradimento gettò il popolo serbo e la Serbia in una agonia, le conseguenze della quale in senso storico e morale hanno sorpassato l'aggressione fascista. Così anche in seguito, quando fu messa in piedi la Jugoslavia socialista, in questo nuovo Stato la leadership serba continuava ad essere divisa, disposta al compromesso a detrimento del suo stesso popolo. Quindi lui dice anche noi serbi abbiamo sbagliato, che abbiamo concesso anche queste autonomie, queste dato troppo... allargato. Sì. Le concessioni che molti leader serbi fecero a spese del loro popolo non erano storicamente e eticamente accettabili per alcuna nazione del mondo, specialmente perché, udite udite, i serbi non hanno mai fatto guerra di conquista o sfruttato altri nel corso della loro storia. Il loro essere nazionale e storico è stato di carattere liberatorio durante tutti i secoli e nel corso di entrambe le guerre mondiali, ed ancora oggi. I serbi hanno liberato se stessi e quando hanno potuto hanno anche aiutato altri a liberarsi. Il fatto che in questa regione siano una nazionalità maggioritaria non è un peccato o una colpa dei serbi. Questo è un vantaggio che essi non hanno usato contro altri. Ma devo dire che qui, in questo grande e leggendario campo dei Merli, i serbi non hanno usato il vantaggio di essere grandi neppure a loro beneficio. A causa dei loro leaders e dei loro uomini politici, che di una mentalità succube, si sentivano colpevoli dinanzi a loro stessi e agli altri. Questa situazione è durata per decenni, è durata per anni, e ci ritroviamo adesso a Campo dei Merli a dire che le cose ora stanno diversamente. La divisione tra i politici serbi ha nuociuto alla Serbia e la loro inferiorità l'ha umiliata. Perciò nessun posto in Serbia è più adeguato per affermare questo della piana del Kosovo. Nessun posto in Serbia è più adeguato della piana del Kosovo per dire che l'unità in Serbia porterà la prosperità al popolo serbo in Serbia e da ciascuno dei cittadini della Serbia, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo credo religioso. La Serbia oggi è unita e pari alle altre repubbliche. Ed è pronta a fare ogni cosa per migliorare la sua posizione economica e sociale e quella dei suoi cittadini. Se c'è unità, cooperazione e serietà,
si riuscirà nell'intento. Ecco perché l'ottimismo che oggi